Sanremo Writers, il salotto letterario di Casa Sanremo. Siamo in compagnia di Liliana Dosio, autrice del Cerchio della Vita, che è accompagnata dalla direttrice e dal direttore artistico di Avellino Letteraria, Anna Maria Piccillo. Benvenute a Casa Sanremo e benvenute a Sanremo Writers. Grazie di essere in nostra compagnia. Buongiorno. Grazie a voi per l'ospitalità. Allora, cominciamo da Liliana. Liliana, nata a Taranto, ma che ha vissuto per tanti anni in Liguria, a Savona, quindi a pochi chilometri qua da Sanremo. Raccontaci qualcosa di te, Liliana. Allora, io sono originaria di Taranto, sono da Taranto, ho vissuto a Torino e poi mi sono trasferita a Savona, dove ho vissuto circa 30 anni. Okay. Dopodiché, siccome mio marito era originario di Avellino, musicista originario di Avellino, abbiamo deciso di ritornare alle radici e quindi tuttora vivo ad Avellino ed è qui che ho conosciuto la dottoressa Piccillo. E allora presentiamo anche la dottoressa Anna Maria Piccillo, direttore artistico di Avellino Letteraria. Buongiorno, ciao Anna Maria. Buongiorno a tutti. Anna Maria, Avellino Letteraria, che ormai è una realtà importante del vostro territorio. Come è nata e di che cosa ti occupi tu, Anna Maria? Ecco, io mi occupo di turismo, di comunicazione e mi sono sempre impegnata nel sociale. Beh, Avellino Letteraria è nata in un momento dove abbiamo sofferto a causa anche del Covid, quindi in un momento dove il lockdown, del lockdown. E così ci sentivamo un po' in gabbia, ma avevamo le risorse, ecco, per ideare qualcosa di nuovo. E quindi io volevo riprendere il tempo che avevamo perso. Ed è nata questa idea, inglobando un po' tanti elementi, la letteratura, il cinema, il teatro, ma la socialità, soprattutto la voglia di stare insieme. E quindi vi siete conosciuti anche attraverso Avellino Letterario, oppure la vostra amicizia era nata già prima? Com'è nata? Sì, ci siamo conosciuti perché sapeva lei di cosa mi occupavo, quindi mi ha portato all'attenzione il suo libro che ho letto e ho recensito. Tutte le opere che porto all'attenzione sono state recensite da me e pubblicate presso il magazine Mediavox. Dove bene, io collaboro. Bene, bene, Anna Maria. Allora a questo punto entriamo più nel dettaglio di Il Cerchio della Vita, il libro di Liliana Dosio, libro che è il terzo, la terza opera di Liliana. Aveva già pubblicato Le calde arroste, La voce degli ulivi. Arriva questo libro nel 2021, edizioni Booksprint. Come è nato il libro? Qual è la fonte di ispirazione di questo libro? Libro che vede come protagonista Silvia e Serena, giusto? Allora, il libro è autobiografico, ma è molto romanzato e nasce innanzitutto da un'esigenza che è di chi vuole scrivere, di chi ama scrivere, cioè la creatività. Mettere a punto la propria creatività per quello che si riesce. E quindi io ho scritto prima questo libro, che non ho pubblicato subito, ho pubblicato gli altri due. Poi, quando è mancato mio marito, ho deciso di pubblicare anche questo. Questo libro è praticamente un insieme di messaggi, perché si sa, la storia è sempre solo un pretesto. È un pretesto per poter lasciare dei messaggi, inviare dei messaggi modestamente. E il libro, come accennavi, è nato proprio dal ricordo di tuo marito. Tuo marito musicista e anche particolarmente legato alla città di Sanremo. Molto. Ci racconti qualcosa di più di tuo marito? Beh, mio marito, stiamo parlando degli anni di Ravera, voi siete giovani, non si sa, non so se è stato un collaboratore artistico in quanto chitarrista jazz, insieme ad altri ovviamente, da Savona, per tanti anni. Poi ha preferito lasciare dopo che Ravera è mancato. E si è dedicato al progetto Giovani. E da questo progetto Giovani ne sono nati dei talenti che sono stati vincitori di concorsi grazie alla sua preparazione e portati alla Sugar, ovvio, Caterina Caselli, alla produzione. Poi purtroppo è mancato e lui era originario di Avellino. Quindi da Avellino si erano trasferiti a Savona e da Savona siamo ritornati a Avellino, dove purtroppo è mancato. È ritornato alla sua città.
Senti, però la figura di tuo marito è una figura che evidentemente ti è rimasta nel cuore, ma è stata anche fonte di ispirazione proprio per il Cerchio della Vita, vero? Ma il Cerchio della Vita è autobiografico, quindi si parte dall'infanzia e questa Silvia, che è la protagonista in realtà, sono io, però è sdoppiata, perché c'è una bambina, questa Silvia, questa persona adulta, si incontra con questa bambina e ripercorre attraverso i gesti e i comportamenti della bambina, ripercorre la propria esistenza, la propria vita. E di lì ci sono tutti i messaggi con le situazioni dolorose, la vita. Però Silvia procede ininterrottamente, ed è questo il messaggio: non mollare mai. Certo, come dice Gigi D'Alessio, non mollare mai. E quindi abbiamo fatto anche una citazione musicale, ma di musica torniamo a parlare. Poi il tuo libro ha un titolo che è anche, come dire, legato ad una canzone molto conosciuta, molto amata. Abbiamo detto questo rapporto speciale con Gianni Ravera, grande organizzatore, insomma direttore artistico degli anni d'oro davvero del Festival di Sanremo. La musica ha avuto anche un ruolo nel percorso creativo del tuo libro, e in generale ascolti musica quando scrivi o ti distrai? Allora, io sono cresciuta a pane musica, quindi da ragazzina privilegiavo i libri e la musica, il vinile, al trucco e al profumo, sinceramente. Quindi ho detto tutto, ecco perché poi questo incontro con mio marito è stato anche molto particolare. Nel tuo caso la critica ha sottolineato la pacatezza, la delicatezza del tuo stile letterario. Sei contenta molto, di questa cosa? Molto, perché la recensione della dottoressa, anche a suo tempo della Book Sprint, ha sottolineato un fatto che per me era inaspettato, perché io scrivo col cuore, d'impeto. Cioè, boom, vado. Che ho avuto la capacità di penetrare i sentimenti umani, penetrare l'animo, cioè l'empatia. C'è molta empatia e io sono molto empatica. Il romanzo, però, come ci dicevi prima, era nato prima di quelli che hai pubblicato, quindi ha avuto una gestazione piuttosto lunga. Mi racconti come mai? L'ho lasciato per motivi personali, un po' affettivi, un po' così, particolari, perché ci sono anche degli elementi tristi che riguardano i miei familiari, quindi ho aspettato. Poi quando, ripeto, è mancato, si chiamava Gerardo, casualmente, sfogliando Facebook, ho trovato la Book Sprint che conoscevo, alla quale volevo già inviare questo libro, aveva già il dischetto e siamo partite. Poi di lì è nata la recensione della dottoressa Piccirillo. Anna Maria Piccirillo, che è qua con noi e che, insomma, accompagna gli autori, che ha evidentemente apprezzato in questi tempi qui a Sanremo. Sono. Ed è, credo, una bella esperienza anche da questo punto di vista per voi, no? Molto. Ecco, ufficialmente sono qui per rappresentare i miei autori, quindi per portare all'attenzione le loro opere, che rispecchiano un po' tutte e tre le opere, un po' la mia personalità. Quindi parlano dell'ambiente, e nel caso di Liliana della mia città, Avellino, dove diciamo per certi versi da una storia d'amore è ambientato il suo libro. E poi ci sono storie d'amore, storie di sentimenti, emozioni, ed è quello, insomma, che portiamo all'attenzione. Però Liliana, il tuo romanzo è anche una maniera di raccontare proprio la città di Avellino, no? Giusto? Non esattamente, è stato in un altro libro che l'ho fatto, in questo in particolare. Beh, è chiaro che cito Avellino, non cito Avellino, cito mio marito che era di Avellino, e verso il finale, cioè diciamo nell'epilogo, c'è questo accenno a questa cosa. Io parlo invece molto di Napoli. Parlo molto di Napoli, la descrivo ampiamente e la descrivo per come secondo me è veramente, nel bene e nel male, più bene che male.
Certo, però è davvero con le tante contraddizioni che poi ha anche la città di Napoli. Abbiamo detto, tu hai vissuto a Taranto, hai vissuto in Senato a Taranto, hai vissuto in Liguria, hai vissuto, conosci molto bene Napoli, conosci bene Albania. Mi racconti, insomma, quali sono le cose in particolare che ami invece delle località che abbiamo citato, insomma, quali sono le cose? Allora, Napoli ce l'ho nel cuore, cioè la mia patria spirituale, è stato scritto anche in una recensione dall'Albuquerque Spirit. Napoli, perché Napoli è, beh, lo dice Pino Daniele che cos'è Napoli, non devo ripeterlo io, è quella. Che ricordo hai invece degli anni passati in Liguria, a Savona? Allora, io quando sono arrivata ieri e ho visto Liguria, ho pianto, 30 anni di vita. Savona che poi è molto cambiata anche negli ultimi anni, perché è diventata una città che si è aperta anche al turismo, il mondo delle crociere. Certamente, la costa, la costa. Sì. E invece i tuoi ricordi, insomma, il tuo affetto nei confronti della città di Avellino, raccontaci qualcosa di Avellino. Beh, insomma, innanzitutto ripeto, ribadisco alla noia che è la città della mia, ecco, del mio cuore, perché e Avellino io l'ho proposto io di tornare, più che altro perché quando sono arrivata lì, e non è adulazione gratuita, l'ho trovata molto sobria, molto relativamente tranquilla, perché oggi e la gente di Avellino è molto molto riservata, molto delicata. Napoli è un'altra cosa, cioè Napoli è vitalità, e sappiamo l'avellinese è allegro ma nello stesso tempo riservato. Quindi a me è piaciuta questa eleganza e non è, ripeto, no, adulazione. Io questo ho notato in Avellino. Infatti Gerardo era così, era molto, molto estroso, ma nello stesso tempo molto riservato. E a me questa delicatezza della città ha colpito. Chiudiamo il nostro cerchio della vita con Taranto, che in realtà poi è la città da dove proviene, dove sei nata. Un tuo racconto di Taranto, una tua... Infanzia, c'è nel libro, okay. Io parto da quando sono praticamente piccola, i nonni, gli zii, i cugini, tutto quella che è un'atmosfera, una crescita, è un riferimento. E quindi sicuramente l'infanzia, i natali. Nel tuo libro, nel cerchio della vita, anche i genitori della protagonista Silvia hanno un ruolo importante nella storia. È imperniato su questo, infatti è dedicato anche a mio padre, perché la protagonista ha vissuto, descrive la conflittualità nel rapporto, come capita in tante famiglie, oggi come oggi poi purtroppo è molto ricorrente, la conflittualità che nasce tra una figlia e i propri genitori, in particolare uno, e il riferimento che maggiormente lei ritrova nell'altro. E questa conflittualità, questa contraddizione crea poi lei delle scelte, e sono quelle scelte di vita che lei perpetua cercando sempre, questo è il messaggio, la propria libertà, libertà e si intende non fisica ovviamente, una libertà di pensiero, di sentimenti, e va avanti seguendo sempre la sua strada, cercando questa meta che poi è arrivata. Senti, il cerchio della vita è, abbiamo detto, un titolo molto affascinante, no? Che ha, come dire, rimandi al mondo della musica, ma anche, come dire, davvero un riferimento anche alla filosofia, no? E anche, credo, proprio quello. Esattamente, molto, molto, molto. Anche se di filosofia io ne ho masticata poco, perché ho fatto tutt'altri studi, fatto studi tecnici. Però io adoro la filosofia. Però mi racconti com'è nato il titolo del tuo libro? È nato prima, è arrivato dopo il titolo, oppure è nato il titolo del... Ma a me accade una cosa molto strana. Mi arriva la farfalla, la cosiddetta farfalla, che non è più quella che non è questa. La famosa farfalla mi viene, come tutti che scrive, e da quel accenno, no? Da quella cosa ancora ibrida, ancora incompiuta, mi nasce il titolo, però ce l'ho già dentro, perché so che cosa vuol dire per me quel titolo. Quel titolo significa l'essenza del libro. Mi racconti ancora qualcosa però di come hai lavorato alla scrittura del tuo romanzo? Hai una tua tecnica letteraria? Scrivi di getto? Ti fai prima uno schema? Allora, io ho questa predisposizione naturale da bambina, l'ho un po' ereditata anche da mia mamma. Quindi mi viene, diciamo che mi viene naturale, però
Scrivere per me significa entrare in un altro mondo. È una cosa che mi porta al di sopra di tutto, mi aiuta tantissimo. E non ho una tecnica, scrivo così. Poi chiaramente correggo, la rivedo, la ripasso, però è più così istintiva. Tu pensi che la scrittura e anche la lettura magari di conseguenza possano essere in qualche modo terapeutiche? Se sì, in che maniera? L'ho appena detto, assolutamente sì. Quando, ripeto, ribadisco, quando è mancato, ho avuto questo dolore, ho ripreso a scrivere e questa cosa, poi quando ho incontrato, ribadisco, non è adulazione, questo mondo che mi è mancato, perché la creatività, lo scrivo, è vita. Senti Liliana, io vengo dal mondo della musica, dove i cantanti, i cantautori sono sempre a volte un po' diffidenti nei confronti dei critici musicali. Invece nel tuo caso, insomma, il tuo rapporto con la critica letteraria e con chi ha letto e poi ha valutato il tuo libro, com'è stato? Positivo, assolutamente sì. Sei contenta di quello che hanno scritto? Insomma, moltissimo, di quelle che sono state... moltissimo, inaspettato, perché sai, se tu scrivi distinto e scrivi per te innanzitutto, perché il vero artista... non mi ritengo tale, però insomma, chi ha una passione, che sia musica, che sia letteratura, qualsiasi passione, non è la meta, è la gioia che ti dà a farlo e non è retorica, è la passione che ti porta a farlo perché ti piace, è amore. Poi se ci arrivi sei contento, come se no non sarei qua. C'è qualcuna in particolare a cui hai fatto rileggere le bozze del libro? Sì. O ti sei fidata solo di te? Allora, stessa? La bozza, ovviamente, è facile intuire chi è stato il primo a leggerlo. Certo, è stato Gerardo. Quindi tutti li ha letti prima lui. Poi io l'ho di nuovo corretti. Si sa che poi il libro nasce in un modo, no? E poi si corregge, si riguarda, si aggiunge, si toglie. Però ecco, è andata così. Senti, tuo marito invece com'era come critico? Severo o era, come dire... Lui diceva sempre che ci deve essere da bravo musicista, poi era anche compositore, quindi la critica costruttiva, no? La critica costruttiva, laddove giustamente c'è qualcosa che deve migliorare, ben venga. Bisogna sempre migliorare. Liliana, noi qua siamo a Casa Sanremo, siamo a due passi dal Teatro Ariston. Una domanda sul festival non te la posso non fare. Qual è nella storia del Festival di Sanremo una canzone alla quale sei particolarmente affezionata? Ce n'è una o un cantante in particolare? Io non mi ricordo esattamente perché sono un po' vecchierella, però Mia Martini, e non so se è stata questa la canzone che portò a Sanremo, però quella mi piace moltissimo e sono una romantica. Tu che sei diverso. Almeno tu nell'universo, sì, canzone memorabile di Mia Martini, ma hai dato uno sguardo anche agli ospiti di quest'anno, ai protagonisti di quest'anno? Ho guardato anche, ho letto anche, sai che su Facebook ci compaiono dopo, dal 31 compaiono i testi, questo me l'hanno insegnato, non lo sapevo, andavo a comprare Sorrisi e Canzoni. Sì, ho letto qualche testo, però tu leggi il testo, ma devi sentire la musica. Io non riesco cioè devo sentire l'insieme e poi se mi emoziona, perché mi deve emozionare. Giusto, sono d'accordo con te, il valore anche letterario poetico del testo di una canzone è sempre poi legato a quella alchimia magica che è unire la musica poi, no, al testo di una canzone. Sono rari poi i casi in cui davvero il testo riesce ad avere una valenza assoluta, no? Bisogna sempre tenere insieme le due cose. Questo secondo me anche il tuo marito, insomma, sarebbe stato d'accordo con quello. E diceva sempre che una canzone non bisogna mai sentirla solo una volta, bisogna sentirla parecchie volte prima di valutarla. Senti, cosa stai lavorando, Liliana? E sto lavorando un libro, cioè adesso c'è un libro pronto che la dottoressa appena avrà tempo, perché ne ha tantissimi da guardare, ha già nelle mani, e poi sto lavorando anche un altro che è molto personale, molto intimista. E allora in bocca al lupo per tutto quanto, grazie per essere stati con noi. Grazie. A Casa Sanremo Writers, ancora un ringraziamento ad Anna Maria Piccillo, direttore artistico di Avvelino Letteraria, e un ringraziamento a Liliana Dosio, autrice di Il Cerchio della Vita. Grazie, in bocca al lupo, alla prossima. Grazie a voi, grazie tante a voi.